Allora, ceramica, per te cosa significa questa parola? Primordiale. La ceramica è proprio pancia, istinto, merda, da con cui lottare quasi. Per me significa una sfida tutti i giorni, perché e non sai mai quello, quando apri il forno, quello che può succedere. Ovviamente rispecchia un attimino anche l'andamento della vita. Tutti i giorni non sai quello che ti succede. Per me la ceramica è questa. Allora, per me la ceramica, la parola ceramica vuol dire aprire tanti mondi da riscoprire e da inventare. Ok, descrivi Montelupo in 5 parole. Guelfi, ghibellini, impruneta quando pronunciato da Luca, eroica e la quinta non la ricordo. Peposo. Montelupo, 5 parole, un paese che sta crescendo, se non sbaglio sono 5 parole, se si può aggiungere qualcos'altro. Cioè sta crescendo, io ce lo posso aggiungere, ce l'aggiungo, ormai l'intervista è nostra, sta facendo veramente dei bei progetti, questo bisogna ringraziare veramente Paolo, Paolo Masetti sì. Montelupo per me, in 5 parole, un bel posto per creare. Ok, ultima domanda, se tu fossi nell'altro, cosa ti aspetteresti da questa esperienza? Hope a good time, spero un buon avere un buon scambio, ma non tanto, non tanto lo, sì, lo scambio, ma anche stare bene insieme, avere un cioè divertirsi. Cosa mi aspetto da Francesco? Francesco no, com'è la domanda? Scusa, se tu fossi nell'altro, se io fossi da Francesco, se io fossi l'altro, se io fossi l'altro, no, prescindere lo scambio di idee si possano avere, ma veramente lo stare insieme, crescere insieme. Allora, se io fossi l'altro, mi aspetterei da me una forte simbiosi, cioè uno scambio, ma non solo a livello tecnico, ma uno scambio proprio di ambiente, di connessione totale, per prendere in questo poco tempo il più possibile, insomma, il più possibile, come dire, e crescere in una parte magari che non è mia propria, quindi crescere il più possibile anche dove non è il mio proprio.